Non solo i Riva, anche l'ex commissario straordinario Enrico Bondi e il suo successore Piero Gnudi sono tra i quattro destinatari di un avviso di proroga delle indagini sulla gestione dei rifiuti nella discarica Mater Grazie. L'ipotesi di reato è di getto pericoloso di cose e di violazioni del testo unico sull'ambiente. Gli altri indagati sono l'ex direttore dello stabilimento di Taranto Antonio Lupoli e l'attuale direttore Ruggero Cola. In pratica si contesta la volontà dell'Ilva commissariata di sfruttare le discariche interne per rendere l'azienda autosufficiente nel ciclo dei rifiuti. Il 15 maggio 2013 per la gestione del sito Mater Grazie fu arrestato per concussione con altri tre indagati l'ex presidente della provincia di Taranto Gianni Florido. Secondo l'accusa avrebbe indotto dal 2006 al 2011 i dirigenti del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto a rilasciare autorizzazioni per la discarica gestita dall'Ilva in carenza dei requisiti tecnico-giuridici. L'inchiesta Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale provocato dal siderurgico è poi sfociata in una raffica di rinvii a giudizio. Tra gli imputati rinviati a giudizio c'è anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata in concorso. Il processo comincerà il 20 ottobre.